Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. Buongiorno a tutti, mi chiamo Letizia Alessandrini, sono ingegnere e designer e nel mio canale vi parlerò di design di interni, di esterni e del verde. Se avete visto il video precedente, sapete già che nel video di oggi vi parlerò di mini pond, ovvero mini laghetti. Ho suddiviso questo video in due parti perché rischiava di diventare un po' troppo lungo, per cui nel video di oggi vedrete tutti i consigli che ho da darvi per creare il vostro mini pond. Nel prossimo video, che pubblicherò tra qualche giorno, vedrete invece come ho messo in pratica questi consigli per realizzare il mio mini pond, che è un pond piccolissimo che ho messo in balcone da circa 20 litri. Allora, partiamo dicendo che i mini pond possono essere collocati sia in giardino che in balcone, quindi a seconda di dove lo collocherete chiaramente ci saranno delle considerazioni da fare. Se creerete nel modo giusto il vostro laghetto dovrete solamente raboccare l'acqua, ma non avrete problemi di alghe o di acqua che imputridisce. Se l'ecosistema è creato nel modo corretto, infatti, l'acqua resterà sempre bella limpida. Gli stessi consigli che vi darò sui mini pond in grande si possono anche adattare alle biopiscine, che è un argomento di cui vi parlerò in futuro. Iniziamo quindi con i consigli di oggi. Il mini pond è la soluzione ideale per gli appassionati di piante acquatiche che hanno a disposizione solamente un balcone o un giardino troppo piccolo per un laghetto vero e proprio. Vediamo ora. Quali vasche sono adatte? Possono essere utilizzate vasche di plastica atossica e tinozze in legno, stando attenti però ad impermeabilizzarle per bene. Si possono usare anche vasche di metallo, che però non sono l'ideale perché si scaldano molto al sole e il metallo può rilasciare tracce di sostanze tossiche nell'acqua. Sarebbe meglio non scendere sotto gli 80 cm di diametro, sia per essere sicuri di ricreare al meglio l'ecosistema necessario, sia perché le piante acquatiche crescono e si espandono molto rapidamente. Ma stando attenti ad inserire le piante giuste, potete fare come me e realizzarne anche di più piccoli. Cosa devo considerare? Per mettere il mini pond sul balcone, dovrò tenere conto del peso, quindi del peso della vasca, e per questo per un balcone è consigliabile utilizzare vasche in plastica, del peso dell'acqua, un litro d'acqua pesa 1 kg, e poi del peso della ghiaia o del terriccio che inserirò. I balconi, generalmente, possono reggere un carico oltre al proprio peso che va dai 200 ai 400 kg per metro quadrato. Se però la casa è stata costruita tra il 1930 e il 1980, è meglio essere cauti, perché in quell'epoca si adoperavano cementi molto acidi e l'armatura a tondini metallici non vantava le stesse caratteristiche del cemento armato usato dagli anni 90 in poi. Per questi edifici quindi non considerate più di 200 kg al metro quadrato. Siamo arrivati all'argomento più interessante: quali piante inserire? Nel creare l'ecosistema del nostro laghetto dovremo stare attenti alle tipologie di piante da inserire, scegliendole in base alla loro funzione oltre che alle loro necessità per la corretta crescita. Bisogna innanzitutto ossigenare. Le piante ossigenanti sono in genere piante sommerse. Liberano grosse quantità di ossigeno durante il giorno e sono fondamentali per assorbire il carico organico presente nell'acqua e limitare la formazione di alghe. Se presenti in una certa quantità, quindi, assicurano un'acqua limpida. Le piante sommerse offrono anche un ottimo rifugio e alimento a tutti gli avannotti appena nati, che sono spesso facili prede dei pesci adulti. Queste piante dovrebbero coprire circa la metà della superficie disponibile, considerando una pianta per metro quadro. Ecco degli esempi. La Ceratophyllum demersum è una pianta ossigenante sommersa a crescita rapida, anche 5 cm alla settimana. Sviluppa steli che possono raggiungere i 2 metri e può essere piantata sul fondo o essere lasciata galleggiare. Riesce ad eliminare nitriti, nitrati e fosfati e non viene mangiata dai pesci rossi. L'Elodea canadensis è un'altra pianta ossigenante sommersa a crescita rapida. Grazie al suo grande potere ossigenante è ottima da inserire in pond di recente allestimento, dove contrasta efficacemente la crescita delle alghe unicellulari. Anche la Myriophyllum spicatum è una pianta ossigenante a crescita rapida. Vive completamente immersa in acqua dai 30 cm ai 3 metri.
Per avere un'acqua sempre limpida è importantissimo inserire anche piante fitodepuranti che svolgono una tripla azione di depurazione in modo del tutto naturale. Assorbono infatti i sali minerali che derivano dalla decomposizione delle sostanze organiche, contribuiscono alla riduzione dei germi patogeni e facilitano la sedimentazione delle particelle in sospensione. Le piante palustri che popolano i bordi dei laghi sono in genere ottime come fitodepuranti. Fusto e foglie si sviluppano in aria, mentre le radici crescono in acqua e non tollerano terreni asciutti. Nei mini pond è preferibile coltivarle in vaso ad una profondità d'acqua compresa tra i 5 e i 25 cm. Si possono inserire mattoni o rocce per poter collocare i vasi all'altezza giusta o possono essere utilizzati dei cestelli da appendere al bordo del pond. Come per le altre piante acquatiche, è meglio utilizzare vasi forati per permettere la fuoriuscita delle radici. Dovrebbero rivestire almeno un terzo del perimetro del laghetto. L'Acorus calamus variegatus è una pianta acquatica palustre perenne davvero molto particolare per la colorazione bianca e verde delle foglie che si sviluppano fino ad un'altezza di 70 cm circa. La Calla palustris è un'altra pianta palustre bellissima con fiori a forma di imbuto di colore bianco. L'Ottunia cordata chameleon è una pianta perenne e rustica con fogliame macchiato di bianco e rosso tutto l'anno, anche se più intensa la tonalità di rosso in autunno. Le foglie emanano un forte profumo dolce e fiorisce all'inizio dell'estate. L'Iris pseudacorus è una varietà di iris palustre di colore giallo, è una delle piante palustri che ritengo più belle ed è davvero ottima per la fitodepurazione. La Pontederia rotundifolia è l'ultima pianta palustre che vi propongo, è ottima per la fitodepurazione e ha foglie tonde larghe e fa dei bellissimi fiori di colore azzurro-violetto. È importante inserire anche piante galleggianti che ombreggino il fondo per mantenere fresca l'acqua e limitare il passaggio di luce. Questo contrasta la crescita delle alghe e protegge i pesci dai raggi solari e da eventuali predatori. Queste piante dovrebbero coprire circa la metà della superficie dell'acqua, considerando una pianta al metro quadro. Una delle più conosciute è la Pistia stratiotes. È una pianta acquatica galleggiante con una tale rapidità di riproduzione da essere considerata infestante. È utilissima anche come pianta ossigenante, oltre che come riparo per i pesci. La Lemna minor, chiamata anche lenticchia d'acqua, è una minuscola pianta natante con la grande potenzialità di assorbire molteplici sostanze nocive. La Salvinia natans è una piccola felce acquatica galleggiante costituita da un sottile fusto orizzontale da cui partono delle piccole foglie ellittiche. Le foglie sono ricoperte da una fitta peluria che le rende idrorepellenti e che conferisce un aspetto vellutato. Leicornia azzurea, o giacinto d'acqua ancorato, è una pianta acquatica a portamento galleggiante che però radica nella terra. È molto simile alla specie Eicornia crassipes, che però è una specie invasiva, che è totalmente galleggiante e di cui è vietata la vendita e la riproduzione in Europa. La vendita dell'Eicornia azzurra invece è consentita perché non è considerata una pianta infestante. L'Hydrocharis morsus rane è una pianta perenne galleggiante che si riproduce velocemente. Assomiglia ad una ninfea in miniatura e le foglie a forma di cuore raggiungono i 7 cm. La Ponogetum distachios viene chiamato anche biancospino d'acqua. È una bellissima specie sudafricana dalla fioritura invernale e primaverile, davvero molto particolare, anche con temperature d'acqua molto basse. Il Nelumbo, o fiore di loto nano, è una pianta acquatica con foglie idrorepellenti. I fiori di loto nano sono perfetti per i mini pond perché si possono coltivare anche in vaso o piccole tinozze, purché ben esposte al sole. 2 anni fa, quando mi ero avvicinata ai mini pond, avevo fatto fiorire da dei semi delle piante di loto nano ed ero stata contentissima. Avevo poi sbagliato dei dosaggi col liquido antialga perché non mi ero informata bene su come fare i pond e quindi mi aveva fatto un po' di alghe e alla fine mi era morto tutto. Però devo dire che il loto fa tantissime foglie molto velocemente e poi sono proprio particolari perché, come vedete, sono idrorepellenti. Io mi divertivo tantissimo a buttarci sopra l'acqua. La ninfea pigmea è una ninfea rustica nana resistente al gelo. Esistono diverse tipologie di ninfee di diverse colorazioni e dimensioni, ma le ninfee nane sono le più adatte a laghetti di piccole dimensioni e mini pond dal diametro minimo di 40 cm. Posso mettere dei pesci? Certo!
si possono mettere dei pesci. Le tipologie che sono più utilizzate per i mini pond sono tre: le gambusi, i medaca e i pesci rossi. La gambusia è chiamata anche pesce mangia zanzare. Sono pesci molto piccoli, originari dell'America. I maschi sono piccolissimi, raggiungono al massimo 3 cm e mezzo di lunghezza. Invece le femmine possono arrivare ad essere lunghe anche 6 cm e mezzo. È una specie ovovivipara e sono pesci poco appariscenti ma estremamente resistenti e adattabili. Sono capaci infatti di vivere tranquillamente in acque molto calde, anche fino a 40 gradi, o fredde, con temperature prossime allo zero. Tollerano anche acque leggermente salmastre e spazi ristretti, mangiando veramente di tutto. Il contro delle gambusie è che una volta inserite spazzano via tutte le forme di vita animale che sono capaci di predare. Se vengono liberate in laghi naturali o corsi d'acqua, infatti possono diventare un pericolo per l'ecosistema perché sono pesci davvero molto prolifici. Per questo è vietato liberarle in natura. Spesso le gambusie vengono prese pensando che elimineranno le zanzare dai laghetti. In realtà, le zanzare tigre e le zanzare marroni, che sono le più comuni, non si riproducono nei mini pond se sono creati correttamente. La terribile zanzara tigre non depone le uova nei laghetti, ma in cavità di alberi o in piccolissime raccolte di acqua temporanee, molto calde e poco profonde, come può ad esempio essere un sottovaso di una pianta in cui c'è acqua che viene lasciata al sole per un po'. Le zanzare marroni invece depongono le uova in specchi d'acqua ad uno stadio iniziale della loro evoluzione, quindi una volta che il nostro pond è avviato non attirerà zanzare. I medaka sono chiamati anche pesce del riso giapponese. Solitamente vivono tra le risaie e in acque dal movimento lento. Possono raggiungere i 4 cm di lunghezza e vivere per circa 4 anni. In natura non sono molto appariscenti, ma esistono invece degli esemplari allevati e riprodotti esclusivamente per il commercio acquariofilo, come il Moonlight Medaka e il Gold Medaka, che hanno delle colorazioni pazzesche. Anche loro sopportano temperature che vanno da 0 a 40 gradi centigradi e non sono molto esigenti. Facendo qualche ricerca ho scoperto delle cose davvero curiose su questi pesci. Sono ampiamente utilizzati per la ricerca scientifica e questa specie è andata perfino nello spazio nel 1994 in una delle tante missioni della navetta spaziale Columbia. È stato il primo vertebrato ad accoppiarsi in orbita. Tutti quanti conosciamo i pesci rossi. I pesci rossi diventano abbastanza grandi, sporcano l'acqua e possono danneggiare le piante sommerse. Possono crescere fino a 30 cm di lunghezza e hanno bisogno di circa 50-60 litri d'acqua per esemplare. Hanno quindi bisogno di molto spazio. Per i mini pond in vasca, quindi, tra queste tre specie, quelli che sono maggiormente consigliati sono i medaka. Se volete comprarli, potete cercare su Facebook. Esistono diversi gruppi di amanti di questa specie e si possono trovare diverse colorazioni e anche tanti consigli sul loro allevamento. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se siete curiosi di vedere la seconda parte per vedere come ho realizzato io il mio mini pond, di cui tra l'altro avete visto qualche piccolo spezzone all'inizio del video, allora seguitemi e iscrivetevi al mio canale. Buona giornata a tutti!